messo anche l'alberello. Dai, ma dimmi se non è bello. Vedi che questo cambia. Cambiare disegno? Cioè, qui mica si scherza, eh. Qui nel mezzo delle Alpi. Panorama fantastico. Ma si vede poco. Di lì c'è un lago. Di lì, qua sulla... di lì. E qui sulla destra c'è un lago. Al sacco a pelo ne ho due, starei benissimo, però nel mezzo delle Alpi, che bello. Ma finché posso scendo, quando non posso più mi fermo. Exit the roundabout. Brianson. Abbiamo fatto il collo e l'autere. L'autere. Qui è ancora Natale. Altro che a Montrichard. Montrichard c'è la pena proprio. Guarda che bello. Ancora con tutti i pini di Natale colorati, con le lucine. Aspetta, beh, scusa, dai. E gente in giro, ma sa se è incroyable. Che avventura. Non Ginevra. Non Ginevra. Non ce la fa più. Non ce la fa più. In 200 meters, at the roundabout, take the second exit. Quanto manca? 43 minuti all'arrivo. Che dire, è tutta una grande rotonda, dalla Francia all'Italia, è tutta una rotonda, continua a girare. Comunque in una giornata 810 km, da ridere, senza problema. Oh shit. In 400 meters, at the roundabout, take the second exit. È tutto un roundabout. È incredibile. Ma quante ce ne sono? Ma... In 150 meters, at the roundabout, take the third exit. Hai capito? È tutta una grande rotonda. C'è... dalla Francia all'Italia. Exit the roundabout.
Laney. Buongiorno. Il problema più tragico è quando ti alzi il mattino, sei in questi parcheggi, no? E devi andare al bagno e non c'è niente. Questo è un parcheggio per camper, no? Passi la notte tranquillo, là c'è la Dora, vedi, questo è più alto, quello più alto, insomma hanno il bagno. Io il bagno dove lo metto? Io invece ce l'ho qua. E che Watts, che carriera. Il contenitore gliela fai dentro, te la tieni qua, sei freddo, ti sta, no? Altamente misurabile, capito? Puoi fare quella che vuoi. Non è che dici devo fare quella giusta, perché no, no, qui sei libero, fai quella che vuoi. Utile, ti aiuta la cistite, salva la gastrite. Compratela, compratela, per poco ve la do. E questo è l'odontalgico mirabile apparecchio. Cioè, vedi com'è la differenza? Con bagno e piccola doccina, con doccia, col Watts. Adesso è da ingrassare tutta, è molto da ingrassare. Adesso è da ingrassare perché ha fatto tutti questi chilometri, si sentono tutti i cigolii. Capita a volte che sali in macchina, prendi di quelle mega craniate in questo bordo, che questo qui se le... Minchia quante gliel'ho già dette. E tira sto freno a mano. Preparando per il carnevale. Il mitico e famoso ed unico carnevale di Ivrea. La battaglia delle arance. Questa è la seconda squadra che è nata, o forse la terza, è del 66, vuol dire che prima ce n'erano altre due. Cosa alla quale prima non ci avevo fatto caso. Quando guidi la Watts, se sei alto 1,80 come me, like me, aspetta, rotonda.
mettere benzina. Cazzo, allora è meglio che mi fermo qua. Ecco, che cosa ho notato è che quando guidi sei tendente a fare così, cioè il collo lo tieni alla Condor, capito? Lo tieni così il collo, anziché stare dritto ti rimane la visuale qua, cioè non vedi, you know what I mean? Ti viene qua l'osso sacro, no? Perché rimani così, hai questa piegatura da Condor Pasa. Visione, no? Uno, se sei così, capito? Se sei con la schiena dritta, no? Con la testa appoggiata, e l'altra se guardi, come si chiama, lo screen qua, no? You know what I mean? Beh. Ecco, vedi? Uno e due, uno, no, non vorrei esagerarlo, uno, dai non esagerare, e l'altro, due, per vedere, capito, un pezzo di cielo, se no qua vedi solamente come se avessi una visiera, capito? E so che se c'è il sole, però tu giri così, almeno io. Capito? Di giri, ma... capito? È una macchina, e bisogna tenerla bene, sentire il motore quando gira. Adesso in realtà mi sono dimenticato questa mattina di controllare l'olio, però non ho più perdita e questo è già ottimo. E sì, bisogna ingrassarla, la sento proprio che ha bisogno dell'ingrasso dopo una lunga dieta, no? Ma tutto sommato
cercare di sforzare poco il motore, se possibile non fargli insgranare le marce. Non sempre è possibile. Soprattutto in città tendi a grattare. Ma salendo adesso in montagna, no? Se giochi bene, non in velocità, chiaro, non in velocità, qui hai un altro mezzo. Se non entra conviene andare più piano, però almeno eviti di fargli gli sgranaggi, no? Va bene, questo è tutto dal fronte Watts, dal fronte, sì, dal fronte Watts e marcia. Tornante. Ecco, senti? Ecco. Hai capito? Perché sono già arrivato troppo veloce. Dalla terza alla seconda ho schiacciato la frizione, sono andato troppo veloce, andavo ancora troppo veloce. E quindi il gear mi girava e non si è incontrato, andavo troppo veloce e quindi mi ha sgranato. Va bene, that's it. Ciao.